Buonanotte del mondo in parole, regola d'arte, buonanotte a tutti quanti voi, ma soprattutto al nostro Gabriele Giardini. Buonanotte, caro Massimiliano, a tutti i nostri radioascoltatori, eccoci qua. Eccoci qua, pimpanti, abbiamo appena ascoltato, come sempre ci capita di fare, almeno in queste ultime puntate, ma per ultime puntate intendo, diciamo, degli ultimi 18 mesi. Le musiche di Gregor Sandor, questo Under the Stars With You, composta e musicata dallo stesso Gregor, un musicista ungherese molto bravo che saluto con grande affetto. E dalla musica passiamo alla letteratura con i nuovi racconti di Collerotto. Avevamo letto nella puntata precedente che Collerotto si stava ingrandendo e soprattutto stava cambiando la struttura sociale ed anche economica, ma non solo, direi proprio c'era in Collerotto una svolta storica, cioè quel punto di passaggio che segna la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra. Nel corso della storia avviene non di rado, e così avviene anche in Collerotto. Si sta incominciando ad ingrandire e arriva anche il primo studio legale. Sentiamo che cosa succede con questo studio legale. Collerotto stava diventando una borgata importante, commentavamo tra noi. Lo dimostrava il fatto che stava aprendo addirittura uno studio legale. Da qualche giorno una squadra di muratori lavorava di fronte all'edicola ad un appartamento al piano rialzato con ingresso diretto dalla strada. Si spostavano porte e si intonacavano muri. Di per sé questo non diceva nulla, ma uno dei muratori aveva raccontato di aver spostato una pila di roba ed averci trovato una targa con su scritto Studio Legale Gianciotti. Poi cominciarono ad arrivare mobili, classici e un po' vecchiotti, visibilmente usati, ma con velleità di nobile eleganza. La borgata nel suo complesso si rinfischiava, ma i notabili del bar, al contrario, avevano drizzato le antenne. Ancor di più quando il titolare dello studio, un giovialone sovrappeso, venne a presentarsi al bar offrendo la consumazione a tutti. Fu un errore e lo capì solo dopo. Timeo stronzo stonas Portantes, sibilò Bruno, che non era mai stato forte in latino. Timeo Danaos et dona ferentes. Non resistette all'impulso di correggere la storpiatura, rimediandoci però un calcione sotto il tavolo. Non c'è niente da fare, è più forte di me. Non rompe seghe, il senso lo capiscono tutti. Sta attento a chi te fa regali senza essere nemmeno parente. Ferentes, Bru, no parentes. Comunque sì, il senso è quello. Il giovialone era ormai arrivato alla nostra altezza, distribuendo biglietti da visita a tutti quanti. Ne diede uno anche a me, dove lessi Dottor Gianfranco Gianciotti, procuratore legale. Mi chiesi di sfuggita che differenza ci fosse tra un avvocato e un procuratore legale, ma decisi di rimandare a più tardi la questione. Ero preso dal discorsetto del medesimo agli altri frequentatori del bar. Sono lieto di comunicare agli abitanti del quartiere che è stato aperto uno studio legale. Pausa d'effetto. Il mio studio legale, che potrà occuparsi di tutte le problematiche connesse con il nostro complicatissimo sistema legale, si volse verso Bruno. Problematiche fiscali o catastali connesse agli immobili. Poi si voltò verso Casimiri. Problematiche civili o penali per complicazioni mediche. Si voltò infine verso il gruppo di canarine che stavano facendo colazione, o per questioni di foglio di via, di residenza irregolare, per diciamo così, rapporti interpersonali irregolari. Tutti, insomma, potranno rivolgersi al sottoscritto con piena soddisfazione. Si guardò in giro tutto tronfio, senza accorgersi degli scongiuri che le canarine, come pure Casimiri, stavano facendo sotto il tavolino.
Si avviò alla cassa e pagò con un sussulto il conto piuttosto salato, che comprendeva tutto quello che gli avvettori, visto che era gratis, si erano affrettati ad ordinare durante il discorsetto. Poi se ne andò, lasciandoci che ci guardavamo perplessi, interrogandoci silenziosamente. Tornò il giorno dopo, ma stavolta si limitò ad offrire un caffè al gruppetto degli anziani. Il giorno dopo ancora ordinò un caffè per se stesso, poi non si vide quasi più. Il problema era che non ci aveva fatto una grande impressione, per cui avevamo sguinzagliato Colantonio, detto Naso, quello che sapeva fiutare e scoprire gli affari di tutti quanti. Bellini, che gestiva l'edicola lì di fronte, sorvegliava con attenzione, ma riferì di non aver visto nessun abitante della borgata presentarsi dall'avvocato. A dire la verità, dopo qualche giorno, un certo movimento cominciò però a manifestarsi. Un movimento strano però, a ore variabili, ma generalmente coincidenti con il buio della sera. Una utilitaria che parcheggiava a pochi metri dal portoncino dello studio e ne scendeva una irriconoscibile figura femminile che trovava il portoncino aperto e si intrufolava dentro. Non sfuggì il fatto che dal comignolo cominciavano ad uscire volute di fumo, segno certo che era stata accesa la fiamma del caminetto. Ne sfuggì che l'utilitaria della misteriosa signora ripartiva ai primi chiarori dell'alba, mentre la borgata ancora dormiva. Tutto fumo, ma chissà come sarà l'arrosto, faceva Teodoro, esibendo la sua abilità sui doppi sensi. Sì, faceva Bellini, tante storie e poi si riduce tutto ad uno scannatoio di borgata. Bellini stava imparando il gergo locale ed esibiva i suoi progressi, consapevole che parlando di garçonnière non l'avrebbe capito nessuno. E così la voce del declassamento dello studio si diffuse in giro e indusse anche i pochi volenterosi a lasciare perdere. Lo studio si trascinò così stancamente, privo di clienti paganti e frequentato unicamente di sera, fuori orario. E la cosa indispettiva non poco le canarine, che cominciavano a temere l'invasione di forze estranee nel loro settore. Era un timore ingiustificato, però, dato che Colantonio assicurava che si trattava sempre della stessa donna con la stessa macchina. Piano piano la borgata si dimenticava dell'avvocato cosiddetto, perché procuratore legale non lo capiva davvero nessuno e nessuno sembrava avere bisogno dei suoi servigi. Tutti legalmente perfetti sembravano gli abitanti di Collerotto. L'avvocato tornò un paio di volte al bar e lì il Sachem si impietosì e decise perfino di offrirgli un caffè, ma neanche questo servì ad attirare un po' di clientela nello studio. La svolta avvenne un lunedì, allorché l'avvocato andò a presentarsi alla caserma dei carabinieri con un vassoio di Bignè al fine di evidente di rinnovare la conoscenza col maresciallo Parrocchi e magari ingraziarselo ai fini utilitaristici. In quel momento il maresciallo era impegnatissimo a fare l'ennesimo predicozzo a Paoletti, detto Mandrago. L'argomento era un'anziana che si recava al centro antidiabetico del locale per l'analisi di controllo e che, scendendo dall'autobus, era stata spinta da un tipo su un motorino che le aveva sfilato dal braccio la busta di plastica, tipo supermercato, che conteneva il portafogli con i soldi, il biglietto della corriera e altri effetti personali, siccome Mandrago, altri effetti personali, manca un punto. Siccome Mandrago era un vero specialista del genere, tra mandrache e un drago, da cui ovviamente il soprannome, e oltretutto era stato più o meno descritto dalla donna, Parrocchi non aveva avuto dubbi nel convocarlo e stava cercando di inculcargli l'idea che doveva piantarla con quelle bravate e che se l'anziana avesse miracolosamente ritrovato il borsellino con i soldi e i biglietti della corriera, magari non avrebbe sporto denuncia. L'avvocato capitò in quel momento e prese al volo la possibilità di acquisire un cliente e farsi un nome in borgata. Con fare pomposo si intromise nella conversazione, rimarcò la mancanza di prove dirette, sottolineò che Mandrago magari passava di lì per caso, poi arrivò perfino, e questo fu l'errore fondamentale, ad insinuare un'azione legale verso i carabinieri per arresto ingiustificato, ignorando che i gesti disperati di Mandrago che cercava di farlo tacere. Beh, Parrocchi non era tipo da farsi intimidire. Alla fine dell'arringa guardò freddamente Gianciotti, respinse via la mano
il vassoio dei beignets e chiamò l'appuntato Caselli per predisporre il verbale con l'accusa di furto con destrezza nei confronti di Mandrago. L'intera borgata ride ancora dei termini del verbale, il quale recitava così: derubava la denunciante della borsa contenente 1, una banconota da lire 1000, 2, un biglietto dell'autobus da lire 150, 3, una bottiglietta di approssimativi 50 cc contenente urina della medesima destinata alle analisi cliniche. Gianciotti se ne andò sconsolato, rischiando pure di essere aggredito da Mandrago. Qualcuno gli tirò dietro il bignè e alla fine gli penetrò nel cervello la vaga idea che il suo approccio alla borgata non aveva fatto una grande impressione e che forse il suo arrivo lì era stato un errore. Ecco, questo è il primo capitolo della evoluzione socio-economica della borgata. Parla dell'arrivo di un avvocato che però evidentemente non aveva saputo interagire con gli abitanti di questo universo circoscritto dalla borgata fin dall'inizio. Si era presentato con questo tono pomposo, spavaldo, ma al contempo che non aveva avuto nulla di naturale, nulla di amichevoli nella sua manifestazione implicita, e quindi non aveva attratto per nulla gli abitanti della borgata. Infine, l'ultimo tentativo che egli tenta addirittura, egli realizza addirittura nella caserma dei carabinieri, sembra quasi un tentativo fantozziano, proprio di Fantozzi. Quindi ancora un racconto molto divertente, spassoso, che in qualche modo prende in giro questi, spesso devo confessarlo, io sono ovviamente chiamato in causa perché sono un avvocato, spesso capita che i miei colleghi non siano distanti dall'atteggiamento e dai comportamenti molto simili a quelli che vengono descritti e relativi a questo Gianciotti. Bene, salutiamo il bravissimo scrittore, nonché medico Daniele Zamperini, e passiamo alla www.gabrielegiardini.com. Sono sulla voce Opera Archivio. Ho aperto direttamente una pirografia. Non vi saprei dire a quale pagina corrisponde, vi dico però il numero della pirografia, che è, anzi, il titolo è L'uomo il tempo, il codice GA96316. Cosicché L'uomo il tempo, magari lo potete cercare anche direttamente anzi, mi correggo. Proprio a beneficio dei nostri ascoltatori, perché così forse è un po' complicato, così come ho descritto l'opera. Facciamo così, vado direttamente sulla www.gabrielegiardini.com perché non so per quale motivo direttamente dal computer. Non mi cliccando sulla voce Opera Archivio non è in grado le pagine di non scorrono avanti, non so per quale motivo, ma purtroppo è così. Poi invece, caro Massimiliano, io invece ce l'ho preciso, come l'altra volta, ti ricordi? Tu puoi, sì, lo so, non so per quale motivo il mio non. Puoi dirci se per caso sai già la pagina Ma mi del. sa che è GA96312, il Sì, codice, sì. è a pagina 4, la riga centrale Scusa, dell'ultima opera. 316, 316, no. 316? Sì. Ah, ecco, 96316. Allora è a pagina 4 La del discorso. terz'ultima, l'ho trovata. La terz'ultima, sì, in fondo.
Ah, quindi a pagina 4, la terz'ultima in fondo, è L'uomo l'uomo e il tempo, esattamente. e il tempo. Eh Credo che sì. sia la prima volta che la commentiamo insieme. Sì, è la prima volta. Pensate, ecco, faccio una piccola parentesi. Pensate, ormai io e Gabriele conduciamo questa trasmissione da più di 4 anni, no? Se non erro, Sì. quasi 5, credo, forse. Quasi 5, diciamo, sì. E pensate che in questi 5 anni ogni mercoledì commentiamo un'opera di Gabriele, sempre diversa, e malgrado, quindi potenzialmente sono 52, quindi potenzialmente abbiamo commentato circa più di 200 opere, eppure c'è sempre qualche opera nuova che siamo qui a commentare. Quindi pensate, oltre alla qualità, anche la ricchezza di produzione del nostro artista, che più che un ospite è un co-conduttore, anzi è co-conduttore e ospita le sue opere. Ecco, mi ha colpito, come tutte quante, ma in particolar modo mi ha chiamato questa sera questa pirografia. Perché in effetti il titolo mi sembra veramente molto preciso, puntuale. L'uomo e il tempo. È il viso di un uomo che, diciamo, i cui lineamenti sembrano evidenziare il principiare della vecchiaia. Non è propriamente ancora vecchio, ma sta iniziando la vecchiaia. Un uomo sui 55-60 anni, e quindi, benché abbia ancora i capelli, nonostante una stempiatura piuttosto evidente, ma le rughe, anche se non coprono totalmente il viso, la superficie del viso, quelle che ci sono incominciano ad essere profonde, più che delle rughe, dei solchi proprio, specialmente sulla fronte, ma anche sotto gli occhi e soprattutto nella parte che circonda la parte inferiore delle labbra, del mento, della mascella, questa pelle che comincia a non essere più intatta come una pesca, no? Come direbbe D'Annunzio nella Pioggia nel Pineto. E questo sguardo che ci comunica già tanta vita vissuta e uno sguardo verso il futuro, con la direi con la fiducia che ti può portare non la consapevolezza di un futuro certamente migliore, perché nessuno può conoscere il futuro, e lo dimostra anche i tempi che stiamo vivendo. Il futuro umano è sempre molto incerto e spesso non evolve in meglio, anzi, declina in peggio. Forse abbiamo un problema. Gabriele? Gabriele? Forse l'abbiamo perso un momento, vediamo un attimo, provo a richiamarlo, tutto in rigorosa diretta. Provo a richiamare Gabriele. Scusate, ma questo è anche il bello della diretta. Ecco, vediamo un po'. Ricordiamo che noi siamo collegati tramite Skype. C'è qualche problema di connessione, ma tra me e Gabriele, quindi adesso dovrebbe esserci. Vediamo un po'. Mi richiamerà lui, allora vado avanti con. Ecco qua.
Mi richiamerà lui. Stavo dicendo, quindi questa biografia di quest'uomo che appunto rappresenta nel suo viso, nella sua espressione, il tempo. E il tempo perché non è ancora coperta la superficie del viso totalmente di rughe, ma quelle che ci sono, cominciano ad essere profonde. È così come la pelle che in alcune parti del viso medesimo sta cedendo, non ha più quel vigore, quella solidità che ha una pelle giovane e soprattutto gli occhi sono veramente molto espressivi e sintetizzano perfettamente il titolo. Cioè l'uomo il tempo, perché è uno sguardo verso il futuro con una certa positività che non deriva dal fatto che il futuro, andando diciamo la storia dell'uomo avanti, possa essere migliore, ma sicuramente dal fatto che quest'uomo ha già acquisito una certa esperienza e quindi è capace di gestire gli eventi della vita anche imprevedibili. Con il proprio bagaglio di esperienze. Ecco, io adesso vorrei vedere un attimo se il nostro Gabriele è possibile che sia di nuovo in linea, altrimenti lo chiamerò io direttamente con il cellulare. A questo punto lo chiamo con il cellulare. Caro Gabriele, sì. Caro Gabriele, siamo in diretta, finiamo questa puntata direttamente con la tua voce dal cellulare. Perché abbiamo problemi con Skype e quindi ecco, io ho dato la mia interpretazione, spero che tu l'hai seguita fino a un certo punto, poi io ho continuato da solo perché non era più possibile la linea attraverso Skype. Ecco, vuoi darci una tua lettura, la lettura di chi ha creato l'opera stessa? Con grande piacere lo faccio e posso indicare questa persona che ho rappresentato con il pirografo, che ricordiamo come fa una penna incandescente che brucia il legno, quindi rimane questa bruciatura che rende questi volumi e questa figura viva. E lui era una persona, gli occhi di questa persona rimangono un po' sconcertati del fatto che lui era una persona giovane e nello stesso tempo si trova con il passare del tempo che vede allo specchio e vede che si è modificata, insomma, il suo volto, ma il suo volto è sempre, diciamo, pieno di passato e che ha trascorso e quindi con quella saggezza che lo porterà negli ultimi anni della sua vita in un futuro roseo, nel senso con una consapevolezza di quello che ha avuto, di quello che ha trascorso, di quello che ha amato, di tutte le belle e le brutte cose, è un bagaglio culturale che si portava avanti e dietro, quindi è uno sguardo fiero, uno sguardo che dal passato ha preso spunto, ha vissuto e vedrà il futuro in maniera del tutto rosea. Infatti è quello che mi aveva comunicato l'opera stessa. Soprattutto ecco, è incentrato, anche se ogni dettaglio è molto ben delineato, è molto ben caratterizzato nell'opera, però quello che colpisce è proprio lo sguardo, cioè lo sguardo di una persona consapevole che il futuro può essere anche difficile, che gli eventi della vita possono essere anche travolgenti, ma con il proprio bagaglio di esperienze sarà capace di barcamenarsi in anche eventualmente, speriamo di no, nelle tempeste, nei momenti di tempesta della vita stessa. Sicuramente adesso avrà la possibilità di poterlo fare. Bene, caro Gabriele, siamo giunti
al termine della nostra puntata, siamo stati oltre mezz'ora con i nostri ascoltatori. Vuoi salutare qualcuno? Sì, sicuramente saluto tutti i nostri radioascoltatori, saluto te, caro Massimiliano, gli amici del 60, del Toriani, una mia amica che si chiama Nadia Bravo, la mia compagna Simona Guarino e i miei genitori che ci ascoltano, in particolar modo mio padre, che anche da distante in questo caso mi ascolta perché non ci si può vedere in questo periodo, sto cercando di forzare questa cosa per via del Covid. E almeno faccio in questa maniera, e tutte le persone che ci vogliono bene, che ci seguono da molti anni e che noi contraccambiamo sempre con la nostra passione, con il nostro amore verso la cultura e la bellezza. Esattamente, anch'io saluto tutti coloro che hai già salutato, in particolare Don Vicente Dutra, a cui mando un grande abbraccio, e come sempre la nostra Caterina, a cui mando un bacio grandissimo, un abbraccio forte, che se sempre ci segue con grande affetto e interesse. Un bacione, cara Caterina. E per quanto riguarda noi e i nostri ascoltatori, ci risentiamo sempre su queste frequenze mercoledì prossimo con Il mondo in parole a regola d'arte. A tutti quanti una cordiale buonanotte. Buonanotte.